Dunque, buonasera, procediamo con l'appello. De Marco Silvio. Presente. Ricoli Raffaello Carmelo. Presente. Merlo Maria Giovanna. Presente. Sabato Santoro. Presente. Pantano Sante. Presente. Giacco Sabino Rosso. Presente. Uce Donatella. Presente. Sisto Rosanna. Presente. Lo Scalzo Luis. Presente. Scarnato Claudio. Presente. De Pascalis Rossana. Presente. Cariello Pasquale. Poi
si è rimandato la cosa, anche perché poi si era detto, e di questo si è informato il sindaco, che sarebbero stati utilizzati i fondi del nazionale, del Greenpeace, per il dissesto idrogeologico, con i quali sarebbe stata realizzata le barriere sottoposte per proteggere, diciamo, tutta l'area del dopodiché, quindi si sarebbero presi una parte di questi fondi per intervenire non appena questi fossero sbloccati, ma ad oggi ancora non sono stati sbloccati, per intervenire con l'urgenza che è quella del ripristino della costa e poi dare via tutta la progettazione della realizzazione messa con la messa a gara. La precisazione all'integrazione, diciamo, effettivamente insomma, c'era stato un problema da parte della regione presentare di non avere fondi per intervenire e realizzare quel progetto che hai visto tu, che peraltro era stato preceduto da quattro sopralluoghi ulteriori rispetto a quello in cui presenziaste anche tu alla presenza dell'assessore Benedetto. Rimaniamo con la regione che appena sarebbero stati sbloccati i fondi Rendis, una parte di quei fondi poteva essere autorizzata dal commissario direttamente, che voluto parlare, a realizzare con urgenza, diciamo, quel tipo di lavoro. Sta di fatto che dopo l'incontro avvenuto di quelli bisticci che tu ricorderai dal ministro Costa, il quale disse che nell'arco massimo di 60 giorni i fondi Rendis, quindi l'elenco tra i quali c'era anche il nostro finanziamento, sarebbe stato validato dal Ministero, perché il decreto legge prevedeva che ritornasse la competenza per la validazione al Ministero dell'Ambiente. Nonostante quelle rassicurazioni, ad oggi ancora la validazione di quell'elenco, nel quale, ripeto, c'è anche l'intervento su Scanzano, non è stata fatta, per cui i fondi sono ancora bloccati a livello governativo. Quindi non dipende neanche più dal commissario regionale, bensì dal governo centrale, che ancora non ha validato quell'elenco, per cui i fondi non sono stati sbloccati. E attendiamo purtroppo con ansia quei fondi, e non ti nascondo che mi è interessato anche qualche, diciamo, qualche tua persona di partito, amica di partito, perché si interessasse verso il Ministero, per capire perché siamo interessati tutti comunque alla nostra Ionia, tra cui anche gli stici, quindi ho chiesto, diciamo, in qualche modo di chiedere a che punto sia l'iter burocratico. Però ad oggi vi posso dire con certezza che non abbiamo notizie né in senso negativo né in senso positivo, e che quindi è tutto bloccato ancora presso il Ministero dell'Ambiente, dunque alla firma del Ministro Costa. Non riesco a capire perché a distanza di tanti mesi ancora non sia stato firmato, però appena sarà firmato, sbloccano i fondi, potremo fare il nostro intervento. Ah, va bene, visto che secondo me si potevano sfruttare, visto che ha detto che non c'era a disposizione di 300.000 euro, però secondo me con 70.000 euro si potrà mettere benissimo in sicurezza almeno l'anno, almeno per renderla decente, non dico nell'aspettare quindi che si sbloccassero fondi, visto che i tempi sono lunghi, quindi già che lo aspettavo, però almeno cerchiamo di sfruttarlo nel minore possibile, anche quelle poche risorse che ci sono, almeno per fare qualcosa di decente e per fare in modo che il 2019 arriviamo non nella condizione in cui siamo stati nel 2018, ma in una maniera un po' più accettabile. Posso una 10 secondi solo per dire che chiedendo effettivamente alla regione di fare un intervento parziale, i tecnici ci risposero che avrebbe aggravato la situazione, perché avrebbe scavato più avanti, in quanto neanche i massimi riuscivano a mettere a coprire tutta il litorale con i 70.000 euro. Non ci fu risposto questo. Grazie sindaco. Adesso la parola alla consigliera Rossana De Pascale. Grazie presidente, buonasera a tutti. Volevo chiedere all'assessore Sisto Ciperlei se è a conoscenza del piano annuale regionale per lo sviluppo dello sport.
rispondo io, non per altro, perché ho verificato io personalmente, insomma, delle possibilità, se vi erano delle possibilità concrete, diciamo, di attingere finanziamenti, anche su sollecitazione del Preside, e ho approfondito la questione e non c'è un solo bando tra quelli disponibili che prevede un finanziamento al 100%, sono tutti a compartecipazione e noi soldi non ne abbiamo per poter compartecipare a questa verità. Quindi non possiamo sfruttare questi canali, ma stiamo monitorando anche da altri punti di vista la possibilità di attingere finanziamenti per ripristinare, diciamo, alcune strutture che abbiamo, tipo il palazzetto dello sport, anche destinandole magari parzialmente all'uso scolastico, sicché possiamo attingere anche da quei fondi, dal bond e via dicendo. Però sono tutti bandi commerciali e noi non abbiamo la forza economica di poter partecipare. Mi dispiace perché anche per quanto riguarda l'edilizia scolastica, e così la domanda lo stesso io, e lì abbiamo perso anche lì dei fondi sul moderno scuole e l'adeguamento, stessa cosa anche per quanto riguarda, se dobbiamo pensare al palazzetto dello sport, allo stadio, basta guardare la delibera, ci sono tutti i comuni che hanno partecipato, quelli con Basili, Salandro, mi dispiace che sembra Scanzano non esiste da nessuna parte. Grazie. Ripeto che non abbiamo fondi per compartecipare, probabilmente per comuni centrali. Abbiamo capito. Questo bando è 30%. Bisogna trovare le soluzioni, cioè dire sempre le stesse cose, siamo senza soldi, siamo senza. Io non penso che la gente vi ha votato per mettere vita e sentirsi dire sempre le stesse cose. Purtroppo si trovano i soldi, si devono trovare i soldi. Non è che state lì a dire cosa alla gente, siamo senza soldi, è facile per tutti. Grazie consigliere Toscani, se non ho chiesto la parola il consigliere Sardino Giacco. Grazie Presidente, buonasera a tutti, non mi alzo perché altrimenti il microfono non si sente. La tematica che voglio affrontare durante l'interrogazione è la questione dei rifiuti solidi urbani. Con l'ordinanza 147 e integrazione della 148 si stabiliva di affidare, ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo 152 del 2006, alla ditta Sogesa il servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani del territorio comunale, mediante l'utilizzo dei mezzi, attrezzature e personale necessari a garantire il corretto e completo espletamento del servizio. Di dare atto che i servizi affidati sono quelli previsti dall'attuale contratto in essere con la Tradeco e dichiara, di cui la Sogesa dichiara di aver preso piena cognizione e alle attuali condizioni economiche, di stabilire che il corrispettivo è fissato in euro 65.000 euro al mese per l'espletamento totale del servizio, comprendendo la retribuzione ed ogni onere relativo al costo del personale, l'utilizzo dei mezzi necessari, del carburante, ore di sicurezza e vestiario ed ogni altro onere per il corretto e completo svolgimento del servizio, ad eccezione del costo del conferimento che resterà a carico dell'ente. Nell'ordinanza sempre c'è scritto: avverte che qualora dal mancato rispetto della presente ordinanza dovessero derivare violazioni di natura ambientale, agli assessori verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo 152/2006, nonché le conseguenti sanzioni penali, che chiunque spetta il fatto obbligo di rispettare, far rispettare la presente ordinanza. Ed ancora, nel verbale che si è redatto a seguito del sorteggio, per poi dar seguito all'ordinanza, il responsabile del settore tecnico, prima di espletare il sorteggio, aveva dato lettura delle condizioni e prezzo di cui al contratto numero 416 di repertorio in data 25/2010, stipulato tra il Comune di Scanzano e la ditta Tradeco. E ora ho fatto accesso agli atti, però mi hanno dato solo il contratto, non ho il disciplinare tecnico, il progetto offerta o tutti i documenti che mi servivano. Io, al netto di questa ordinanza, volevo sapere se l'amministrazione, che sia il sindaco o il
chi ha la delega ai servizi soli urbani o l'assessore all'ambiente, ha fatto una ricognizione del territorio di Scanzano per constatare effettivamente se il servizio viene espletato così come previsto dal contratto e se addirittura io onestamente ho fatto un sopralluogo e a quanto pare non viene rispettato tutto il contratto, a partire anche dai dipendenti che spettano la divisa e i DP previsti, però ancora non li hanno. Quindi, a letto di questa ordinanza, volevo sapere se poi sono state applicate le sanzioni o, visto che il 25, che era Natale, non è passato il servizio e quindi va applicata la giusta sanzione o quant'altro. Prego, risponde il Sindaco. Rispondo io perché, quanto alle sanzioni e alle mancanze eventuali che ci siano in qualche modo da parte della ditta, informerò innanzitutto presso l'ufficio e vedremo se hanno rilevato delle mancanze e se hanno applicato le sanzioni, altrimenti chiederò conto, diciamo, in merito. Quanto però, se poi l'inadempimento viene individuato nella, e devo dire che oggi, ringraziando di Dio, il servizio, se non funziona alla perfezione, quantomeno nettamente migliorato, almeno questo diciamo. Quanto al servizio non svolto il giorno di Natale, il 25, informo che non sarà svolto neanche l'1 perché è chiusa la discarica, cioè non è per volontà della ditta, bensì per chiusura della discarica, per cui è inutile raccogliere se poi non si può andare a conferire. Questo mi è stato riferito dall'ufficio recentemente, mi hanno detto sì, il 25 e il 31 e il 1 non lavoreranno perché la discarica è chiusa, la discarica di volontà presso la quale andiamo a conferire. Per il resto vedremo quali sono i servizi che eventualmente non vengono svolti e quindi se di conseguenza sono state applicate o meno delle sanzioni. Teniamo però presente, voglio anche ribadire un concetto, quel contratto che fu sottoscritto in lo tempore, non ricordo neanche quando, forse c'era ancora, non ricordo se c'era Altiero di Copernicus, ma credo che Altiero addirittura. 2010, ah, quindi c'era già di Copernicus. Comunque è stato risolto, c'è stata una risoluzione contrattuale nel 2015, nel settembre 2015. Ma la ditta ha preso l'inizio di risoluzione contrattuale, peraltro per quanto mi riguarda anche molto discussa e sulla quale si può discutere. In ogni caso io credo, al netto, ripeto, delle verifiche che si faranno presso l'ufficio nella spiegazione inerente a Natale e al Capodanno, che il servizio, ringraziando di Dio, sia assolutamente, nettamente migliorato. Se poi vogliamo insistere pure sui servizi che funzionano, dire che non funzionano, beh, allora vuol dire che proprio c'è una visione, un'angolatura distorta della cosa. Prego, consigliere Gianni. Sindaco, non sono soddisfatto. Non sono soddisfatto perché l'ordinanza viene citato il contratto il 461 e non la risoluzione del contratto. Lei è lì per fare l'interesse della comunità e non della ditta. Se un servizio non viene espletato, lei deve applicare la sanzione o quantomeno non devo pagare quel servizio che non è stato effettuato. Cioè non può dire il servizio viene effettuato. Noi paghiamo cose che a Scanzano non si sono mai visto. Mentre prima lei lo subiva il servizio che era con l'altra Greco ed era stato appaltato da un'altra amministrazione, oggi la ditta se l'è sciolta lì con il sorteggio. Per quanto discutibile, perché lei doveva constatare se quella ditta aveva i requisiti per poter da subito adoperarsi su Scanzano. La ditta l'ha accettato col contratto, è passato un mese e non si può più aspettare. I cittadini pagano fermi i quattrini. Poi voglio aggiungere un'altra cosa e colgo l'occasione, perché sempre sul tema dei rifiuti. È stato constatato nuovamente l'altro giorno come il camion del comune di Scanzano Ionico smaltiva rifiuti vegetali in un'area adiacente al Palaccittà dei Ragazzi. Sono stato personalmente nell'ufficio e il dirigente, il settore tecnico, non sapeva nulla. Allora, abbiamo detto un sacco di volte, l'abbiamo denunciato a mezzo stampa,
Io oggi in questa assise, segretario, se può mettere la verbale per favore, e quindi chiedo al Presidente se... Allora, ci tengo a precisare una cosa. Io vorrei gentilmente chiedere, nel momento in cui mi chiedete di mettere la verbale, vorrei che mi dite anche quello che intendete mettere la verbale, le vostre precise dichiarazioni. Okay. Allora, un attimo. Chiedo al segretario. Consigliere Giacco. Sì, virgola. Allora, che venga un attimo. E quindi al Consiglio Comunale, e quindi Presidente, metteremo a votazione. Cosa chiedo? Che venga istituita una commissione interna al fine di accertare le possibili cause, le circostanze di tempo e luogo. Un attimo. Il tempo e il luogo. Nonché eventuali responsabilità che hanno determinato l'evento in parola. L'evento in parola è che lì probabilmente si è creata una discarica. Un attimo. Spartimento di rifiuti vegetali. Potrebbero erba, resti di potatura, quelli che hanno interesse. No, che risultanza degli esiti dell'inchiesta interna sia redatta apposita relazione e data notizia. Un attimo, che risultanza degli esiti dell'inchiesta interna sia redatta apposita relazione e data notizia al richiedente. Punto. E continuo senza mettere a verbale questo, perché comunque il perché comunque il regolamento sui rifiuti è ben normato su come vanno smaltiti i rifiuti vegetali. Addirittura dei rifiuti vegetali viene ricavato del, non lo so, del concime, non lo so che cosa viene ricavato, e quindi può essere anche inutile per l'agricoltura. Grazie. Torno a ribadire. Puoi dire anche di più, cioè non è problema. Se spegni il microfono, sennò non c'è problema. Possiamo anche discutere per 10 secondi. No, se ci sono inadempienze, torno a ribadire, se ci sono inadempienze non è il sindaco che deve controllare se ci sono inadempienze, bensì dovrebbe essere l'ufficio, perché l'ufficio è preposto a controllare che l'esecuzione del contratto sia a norma, e eventualmente non lo sia ad applicare le sanzioni. Facciamo, chiariamo le competenze. Due, ci passo sopra, però dire che il sindaco fa gli interessi di una ditta privata a dispetto della, dell'interesse della comunità è smentito già solo da un dato, da un unico dato. Siamo stati l'unico comune forse in Italia l'anno scorso, e questo lì probabilmente vi è sfuggito, ad abbassare la TARI. Noi abbiamo abbassato la TARI e siamo stati l'unico comune in Italia a fare una cosa del genere. E che se ne voglia dire, parlo di numeri, i numeri dicono che abbiamo abbassato la TARI e che ci stiamo dando l'anno per far sì che il prossimo bando possiamo partecipare, perché stiamo cercando di recuperare, sono in ogni modo facendo anche altri popolari e cercando di introitare il più possibile. Poi, ma ha chiesto la parola? No, scusami Presidente. Diminuita la TARI, non ricordo se di 1 o 2 centesimi, comunque è sempre diminuita. Ma siamo forse uno dei comuni che siamo ultimi in classifica per la differenziata, quindi faccio le due conti. Grazie consigliere Giacco. Ci sono. Presidente, dobbiamo votare per una commissione, per la commissione di indagini interna, quindi dovete dei voti.
Se sei d'accordo, il consiglio che venga istituita questa cosa, perché l'ufficio tecnico non sa di questa cosa, quindi bisogna vedere chi è responsabile. No, scusa, consigliere, mi dispiace, io è vero che non credo che il vostro regolamento sia fuori da ogni norma. Ad ogni modo, lei fa una proposta, la sua proposta non può concretizzarsi nell'ambito di un'interrogazione, mi segue? La sua è una interrogazione, nell'ambito della quale è emersa una sua proposta. La proposta la deve presentare al Consiglio Comunale, naturalmente in una prossima seduta, dove lei come consigliere ha tutti i diritti di presentare questa proposta che sarà posta a votazione, ma non nell'ambito di un'interrogazione. Qui stiamo parlando di interrogazioni. Mi segue? Sì, no, io so anche che non è un consigliere, sono no, no, assolutamente. Può prendere qualsiasi decisione. No, guarda, mi faccia dire, sto facendo una precisazione, non sto dicendo il contrario, io le sto dicendo che la sua richiesta sarà messa per ma lei dovrà presentare come proposta e ha il diritto di farlo. Ma io anche durante i lavori ho il diritto a presentare una proposta. Allora, no, lei adesso è nell'ambito delle interrogazioni consigliari, che sono altro. Le interrogazioni consigliari. Quindi la posso presentare anche dopo? Sì. Ok, perfetto. Bene. Rimando di qualche minuto. Allora, io quello che le volevo dire. No. Allora, chiedo scusa. Allora, le interrogazioni, no, servono per decidere, non possono essere poste a votazione per qualsiasi richiesta che emerge all'interno del Consiglio. Va separatamente fatta la proposta e lei lo può fare sotto forma di mozione, sotto forma anche di una proposta del Consiglio. Allora, i consiglieri comunali hanno diversi strumenti per far sentire la propria voce, per far mettere a votazione una proposta. Grazie consigliere Giacomo, grazie alla dottoressa Calabrese, passo la parola alla consigliera Merlore. Buonasera, grazie Presidente. Io stasera voglio porre nuovamente all'attenzione dell'intero Consiglio Comunale del modus operandi di questa amministrazione. Io non posso purtroppo, scusate, mi faccio sempre l'avvocato del diavolo, evidenziare, anzi, gli atti gravissimi che vengono quotidianamente consumati in questo comune, in base naturalmente a tutti i regolamenti e alle norme vigenti. Voglio innanzitutto sottolineare che, come ho già detto, ripetuto, straripetuto in varie occasioni nei vari consigli comunali, che la situazione, l'amministrazione si trova in una situazione deficitaria gravissima, come ha anche confermato il sindaco precedentemente nella risposta alla consigliera De Pascalis. Si continuano, questa è la prova, cioè la prova è che si continuano a portare a ripianamento del bilancio dei siti attivi non più esigibili. E naturalmente tutti fanno finta che le cose vanno bene, ci bendiamo gli occhi, facciamo finta che le cose vanno bene, poi quando arriva puntualmente la prova del nome, cioè quando andiamo a leggerci gli atti, ci rendiamo conto che neanche è finito l'anno e già ritroviamo l'anticipazione di cassa per l'anno 2019. Ritorniamo all'anticipazione di cassa in modo illegittimo, vista la delibera di giunta numero 83 del 4/12/2018. Io capisco, posso anche capire che il sindaco e gli assessori si devono portare, assicurare il pane quotidiano a casa, portandosi a casa l'indennità anche per il mese di dicembre. Però, scusatemi, io purtroppo le devo dire le cose, ce le dobbiamo dire, sindaco. Mi dispiace per come la giunta opera per potersi portare a casa l'indennità. Io voglio chiedere al sindaco se secondo lei è legittimo fare ricorso ad anticipazioni di cassa per l'anno 2019 alla fine dell'anno 2018. Secondo lei, sindaco, visto che è anche assessore al bilancio, questa procedura è legittima? Secondo lei, sindaco, è giusto spendere delle somme
se ancora l'esercizio finanziario 2019 non è stato ancora sottoposto all'approvazione del Consiglio. Secondo lei è possibile sempre disporre di somme se ancora non sappiamo se la legge finanziaria, quella della quale si sta discutendo in queste ore, in questi giorni alla Camera dei Deputati, ci consentirà, vi consentirà di poter usufruire delle relative anticipazioni. Ma d'altronde che ce ne frega? Intanto ci paghiamo le indennità, poi Dio vede il provvede. Volevo sempre chiedere, caro Sindaco, se... No, è sempre la stessa interrogazione, Sindaco, non inizi puntualmente Secondo lei è normale, quindi, caro Sindaco, che a qualche consigliere deputato al controllo gli sorga qualche dubbio sul vostro modo di operare? O devo venire sempre in consiglio comunale, dobbiamo venire ad ascoltarci la favoletta di Biancaneve e i sette nani, come ha voluto autodefinire la sua maggioranza lo scorso consiglio, tralasciando naturalmente tutte le affermazioni che sono state fatte sempre nello scorso consiglio, attribuendomi responsabilità precise sul fatto che terrorizzo gli uffici ed altro, delle quali naturalmente qualcuno si assumerà le responsabilità di quello che si è detto. Quindi ci preoccupiamo puntualmente di quello che fanno gli altri, anzi il sindaco in modo particolare si preoccupa di come opera il consigliere di opposizione o di minoranza nell'esercizio di svolgere il suo mandato, quindi andando naturalmente a prendere gli atti, e dimentica spesso, lo tralascia continuamente, la funzione del suo ruolo. Cioè lei è proprio bravo, sindaco, a dare lezioni di come funziona la differenza, mi ha sempre udito, no? Naturalmente io la devo ringraziare e le sono grata di come mi insegna la differenza tra gli atti gestionali e l'indirizzo politico. Io veramente la devo ringraziare proprio perché faccio tesoro delle sue continue lezioni. Ogni volta puntualmente mi vado a prendere gli atti, me li leggo, me li studio e mi rendo conto degli scempi che fate continuamente. Cioè tutto quello che dice sindaco poi alla prova del 9 vanno in netta contrapposizione con quelle che sono le norme vigenti. Vediamo anche la delibera numero 83-84, con la quale la giunta Ripoli autorizza l'ufficio finanziario, qua devo spezzare una lancia in favore dei responsabili, perché secondo me li provate così tanto, cioè li mettete a dura prova, li opprimete, non so come dire, li fate pressioni psicologiche. La domanda è sempre la stessa, okay. È sempre la stessa. La faccio rispondere. No, aspetta, che rispondo. Io voglio sapere, sindaco, inoltre, se, questo lo chiedo anche agli assessori, cioè voi vi rendete conto che siete corresponsabili in atti illegittimi che hanno valenza contabile? Cioè voi lo sapete che se casomai un domani, io non lo so se arriverà o non arriverà, visto che è stato già oggetto di nostra segnalazione alla Corte dei Conti e alla Procura, vi rendete conto che voi siete responsabili, sarete corresponsabili con quello che è andato ad avallare, con gli atti illegittimi? Vabbè, continuate a ridere, come al solito, io ripeto sempre la stessa battuta, riderà bene chi riderà bene. Io vi preannuncio innanzitutto che questa cosa qua, cioè quello che ho appena detto sul fatto dell'anticipazione di cassa, ci riserveremo noi del gruppo Scanzano Libera a fare le puntuali segnalazioni agli organi competenti e allo stesso consiglio l'anno prossimo. E poi, visto che il sindaco mi ha sempre quasi offesa dandomi dell'ignorante sugli atti gestionali e tutto quanto, le volevo solo dire una cosa, sindaco. Preferisco nella vita, preferisco essere ignorante e rimanere umile, cercare di capire le cose, piuttosto di ostentare una presunzione, no? Ostentare un'intelligenza per poi in realtà accorgermi che voi non controllate nulla, cioè voi non vi preoccupate di nulla. A voi vi interessa che arriva a fine mese, ci prendiamo le indennità, come ce le prendiamo? Non ce ne frega niente, l'importante è che le indennità ce le prendiamo.
Quindi grazie. Sindaco, la domanda è, e mi deve erudire tecnicamente, visto che lei è così bravo, mi deve spiegare se l'anticipazione di cassa dell'anno 2019 è legittima. Grazie Presidente, prego Sindaco, risponde il Sindaco. Allora, netto di tutte le considerazioni per le quali va sempre oltre, non solo è legittimo ciò che abbiamo fatto con riguardo all'anticipazione, è legittimo tutto quello che facciamo in questo comune, e io la ringrazio per avermi ringraziato e le dico prego, ma lo faccio di cuore ad aiutarla a capire, a comprendere delle cose che lei non riesce a capire. Se poi l'esito è sempre lo stesso, addirittura è arrivata a dire in questa sede, e se le cerca proprio, però vedremo di soprassedere per l'ennesima volta, che addirittura opprimiamo gli uffici, io ho capito, consigliera Merlo, che lei vuole dare un'immagine di sé e dell'amministrazione diversa da quelle che realmente sono, la sua immagine, la sua immagine di sé. Anche il personale, ma noi comunque andiamo avanti perché le cose le dobbiamo fare, perché l'indennità, perché di questo si tratta, l'indennità significa indennizzare un danno che si fa ad altri. Lei è certo che non lo può capire, perché forse quando stava lei sicuramente non se l'è mai guadagnata l'indennità, questo è vero, c'era qualcuno che l'indennità non se la guadagnava e quindi non aveva il diritto ad essere indennizzato di alcunché, già che percepiva il suo stipendio tranquillamente e quindi poteva. Detto ciò, concludo per dire che, ripeto, tutto ciò che si consuma in questo comune è legale, legittimo, non ci sono, non abbiamo scheletri negli armadi. Lei ha fatto 8.000 segnalazioni fino a mo', che ne faccia una in più l'anno prossimo, quest'anno, la può fare stasera, domani, faccia tutte le segnalazioni che vuole, perché noi siamo a posto con la coscienza. Noi, e dico, aggiungo di più, anche gli uffici, che da noi sono assolutamente in qualche modo protetti, tra virgolette, anche da attacchi ingiustificati, perché poi alla fine insomma, si cerca di far passare i guai agli uffici, ma abbiamo capito che l'obiettivo è uno soltanto, quello di paralizzare l'azione amministrativa, perché la logica che vi muove da sempre, e lo dico da sempre, è questa, tanto peggio, tanto meglio, quindi gli interessi della cittadinanza, per il munus popolare, il mandato popolare che avete ricevuto, voi non li avete mai fatti, né quando eravate in maggioranza e né tantomeno vi state facendo adesso. Ho concluso. Prego, consigliere. Questa parte di integrazione. Sindaco, lei deve lavorare sulle linee programmatiche, non che gli uffici fanno quello che hanno fatto. Grazie consigliere Giacomo.
quello che muovo e le cose che dico, caro sindaco, mi assumo le responsabilità delle cose che dico. Tergiversa, come al solito è abituato a tergiversare, quindi ormai non ci faccio manco più caso, visto che è così bravo, fa tesoro e sa dare lezioni. Inoltre, visto che ha nominato la presenza, mi sembra doveroso ricordare al sindaco, mi dispiace per l'assessore Sisso, che gli voglio bene dell'anima. Sì, caro sindaco. Ah, tu sei... c'hai anche la palla magica per vedere se gli altri vogliono vedere le persone che le volevo ricordare, sindaco, che l'assessore Sisto su 90 di libere e l'assente a 36 di libere, giusto per puntualizzare la presenza e l'assente lettere fregatamente. Quindi io capisco che l'assessore Sisto deve lavorare, perché è giusto che lavori, ok? Perché deve dare priorità al lavoro, ma ci sono degli articoli di legge del TUE che tutelano l'assessore Sisto durante il durato di lavoro. Nei comuni con... con meno di 15.000 abitanti le sedute di giunta si devono tenere fuori dall'orario di lavoro e quindi consentire anche all'assessore Sisto di partecipare alle giunte. Non è che lui deve muovere le accuse e poi deve far finta di niente. Mi dispiace per Rosario, dovrebbe le volere, ma le cose le devo dire. Mi dispiace per lei, sindaco, non stiamo dicendo continuamente di tra di noi, purtroppo le persone sono più intelligenti e capiscono cos'è la differenza tra la politica e la vita normale, cose che lei forse non lo sa fare questo distinto. Grazie. Ok, poi non capisco perché si nervosisce tanto l'assessore Pantano e la smetta di minacciare, caro assessore. Grazie. E abbi il coraggio di parlare a microfono. Abbi il coraggio di parlare a microfono. Non mi dovete permettere di venire nominato. Devi avere il coraggio. Allora, volevo comunicare all'intero Consiglio, già che tutti i consiglieri sono al corrente di essere stati citati in giudizio, evocati in giudizio presso il Consiglio di Stato dall'ex presidente, il consigliere Sabino Giacco Sabino Rocco. Siccome siamo stati tutti evocati in giudizio presso il Consiglio di Stato, l'intero Consiglio Comunale, è giusto che il Consiglio Comunale è giusto che il Consiglio Comunale sappia anche lei non deve interrompere, visto che conosceva a suo dire il regolamento, lei non deve interrompere, io ho chiesto la parola al Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio che ha autorizzato a dare una comunicazione che riguarda l'intero Consiglio Comunale. Poiché il signor Sabino Giacco, Rocco Sabino, non mi ricordo neanche come si chiama. Sono simpatico stasera. Allora, evocato in giudizio. È stata fatta. Allora, il presidente ha ragione, però mi fa interrompere in continuazione. E come? Prima avete interrotto voi e della mia Presidente, devo finire agli occhi. Presidente, mi dice agli occhi. C'è poco da ridere, visto il congelato che ha barricato come ieri alla poltrona. Hai proposto addirittura ricorso al Consiglio di Stato. Giacco, non mi devi interrompere, capito? Giacco, non mi devi interrompere. Ti letto, non lo fare tu. Allora, è una cosa seria che sto dicendo, perché hai fatto ricorso al Consiglio di Stato e hai citato l'intero Consiglio Comunale al Consiglio di Stato. In data 20 si è
è discusso il tuo ricorso e noi non ci siamo potuti, non abbiamo voluto costituirci in giudizio, né potuto, perché ci costava almeno 50.000 euro la costituzione, sì, perché è una causa di valore indeterminato dinanzi alla magistratura superiore. Non ci siamo costituiti per questa ragione, nonostante non ci siamo costituiti in giudizio, il tuo ricorso è stato respinto e rigettato. Ti hai abbarbicato così tanto alla poltrona che sei arrivato al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato, nonostante noi non ci siamo difesi, ha respinto il tuo ricorso e ha scritto che quello che è stato fatto dal Consiglio Comunale di Scanzano, anzi dalla maggioranza, era assolutamente legittimo e giusto, motivato, dice, dalla discrezionalità politico-amministrativa insita in tale tipologia dell'atto ed è esente, immune da vizi procedurali e motivazionali dedotti da ricorrente e ricorrente ricorrente. Lo vogliamo dire? Lo vogliamo dire? Lo vogliamo dire solo le cose che vi piace? Diciamo tutto, eh? O puoi dire per tutto? È stato citato il tuo nome, quindi mi sembra doveroso intervenire. Qualità di consigliere. Allora, segretario, commenta a verbale, per favore. Ma questa è la nominazione. Come entrare per il registro dettato? Allora, questo è un richiamo al regolamento che faccio, perché il Presidente ha concesso la parola al Sindaco. Non lo sapevo quando fare il Presidente, lo dice. Tu non sei un Sindaco, tu non sei un Sindaco. Non sai neanche le commenti, non sai neanche che sono prendendo gli uffici. Tu firmi, lui firma. Quando non era argomento di consiglio comunale. È preciso? Un attimo. No, quindi può chiudere, può chiudere. È preciso che io ho fatto ricorso al Consiglio di Stato, perché comunque è una procedura che ho scelto, sull'immediato reintegro, quindi la discussione ancora si deve effettuare. Quindi, Sindaco, prima di cantare vittoria, attende che la partita finisca. Grazie, consigliere Ciano. No, no, Presidente, non mi capite per dire grazie, ma quando ancora devo dire l'ultima parola. È la vita. Ho capito che è difficile stare là, sicuramente, credo atto, ti chiedo scusa se qualche volta anche io faccio il disturbatore. Però, un attimo. Ha concluso? Sì, sì. Mi hai fatto dimenticare quello che dovevo dire. Inizio ad essere abbastanza intollerante rispetto a queste manifestazioni di assoluta mancanza di rispetto reciproco dei consiglieri tutti. Capisco l'assoluta difficoltà, ma vorrei richiamare al rispetto del regolamento delle sedute del Consiglio Comunale, il quale prevede che le attività di tutti i consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione, si possono esercitare attraverso interrogazioni, interpellanze e mozioni. Lo stesso regolamento prevede che le stesse siano presentate assolutamente per iscritto. Noi abbiamo dato corso ad una consuetudine ormai da anni in questa assise, che le interrogazioni venissero proposte per, voglio dire, oralmente, proposte, diciamo così, a braccio. Ma poiché a distanza di 2 anni e mezzo non abbiamo ancora imparato a rispettare i tempi e rispettare un regolamento che rappresenta la regola all'interno della quale noi dobbiamo mantenerci nell'assoluto rispetto, chiederei, Presidente, che dal prossimo Consiglio Comunale interrogazioni, interpellanze e mozioni vengano proposte solo ed esclusivamente per iscritto, perché io non sono più disposta a assistere a questo teatro di uno squallore veramente infinito, perché noi siamo stati qui mandati, ricordiamocelo sempre, dai cittadini che ci hanno conferito ci hanno dato un mandato di rappresentanza e se da questa assise viene fuori non siamo nemmeno in grado di rispettare una regola semplice che poi è la regola del rispetto dell'individualità e allora io non sono insomma, più disposta ad assistere a questo. Grazie. Scusi consigliere, io vorrei perché dire la verità, no, mi devo alzare in piedi perché io
le interrogazioni, mi ricollego a quello che ha detto, e io la ringrazio di questo suo intervento perché veramente ce n'era bisogno. Le interrogazioni devono essere assolutamente ed esclusivamente per iscritto, e tante volte ho visto che voi mi avete scritto, comunque vanno presentate, chiedo scusa, consigliera, sto parlando, perché io come segretario comunale, mi dispiace, non sono quella che ha il registratore attivato, va bene, per scrivere quello che voi a cui date lettura. La regola è quella che l'interrogazione deve essere scritta, deve essere depositata al Presidente del Consiglio, nonché il segretario, che le deve tenere qui per poter riportare almeno in sintesi quello che viene esposto nell'interrogazione. Va bene? E questo è d'obbligo, nel senso che è una regola che tra l'altro è scritto anche sul vostro regolamento, non è scritto, per cui forse sarebbe una regola osservata, va bene, da parte vostra. Infatti io devo dire la verità, avevo deciso di chiedere ai consiglieri comunali che sono intervenuti gentilmente se mi potevano passare copia anche della loro interrogazione, in modo tale che, voglio dire, comunque interrogazione a carattere secondo, non vedo. Presidente, scusami un attimo, perché c'è il nostro... Scusami, segretario, giustamente lei è la prima volta che viene qua. Ma noi già sono due anni e mezzo che veniamo qua. In una riunione di pre-consiglio era stato proprio sollevato dal sottoscritto questa cosa qui, quando all'epoca rivestiva la carica di presidente, e non hanno mai voluto adottare questa cosa di poter presentare interrogazioni a risposta scritta. Io il regolamento lo conosco molto bene, sono tutto sottolineato e ben studiato. Quindi no, se andiamo avanti così, che facciamo una, perché questo è un question time, non sono neanche interrogazioni, se lo volevo mettere tutta. Questo è il pomeriggio. Questa, il metodo di presentare l'interrogazione era stato sollevato. Ragazzi, mi dovete dare atto di questa cosa, ma non voglio il merito per dire. È vero quello che. Però non si è mai presa questa decisione di poter presentare l'interrogazione a risposta scritta durante il Consiglio Comunale. Questo è quello che dico io. No, perché abbiamo. Grazie.
parte. Senza voler la risposta in consiglio comunale, sono stato presentato, so che le risposte non sono mai state date. Poi vorrei chiedere una cortesia al gruppo di Scanzano di Libera, no? Siccome è un gruppo, quindi c'è un capogruppo, di fare l'interrogazione, di farle fare al capogruppo, quindi fare un'interrogazione. Dove sta scritto? Ogni consiglio è una balla, si parla un poco di politica, è una balla. Se vuoi il regolamento di accesso agli altri.
lasciamo in sintonia. Ma Giacomo, ti do la parola adesso, per favore. Non mi faccia fare cose che non ho mai fatto. Grazie. Passo la parola a Consiglio Manzeso per una dichiarazione e poi chiudo, Poi chiudo. Ok. Grazie. L'altra sera, all'incontro sulle mafie, il procuratore antimafia Gratteri, e c'era il sindaco presente in prima fila, ha detto che il sindaco dovrebbe essere contento e dare trasparenza, perché quando si dà trasparenza non c'è niente da nascondere, quindi non vedo perché il sindaco continua a preoccuparsi degli atti che richiede la sottoscritta e il consigliere Giacomo. Dovrebbe essere tranquillo il sindaco, dovrebbe essere tranquillo e trasparente, anziché continuare ad insinuare che chiediamo atti e quant'altro. Grazie. Quindi si preoccupi di darci gli atti e di farceli dare gli atti, non di continuare a dire che chiediamo troppi atti. Grazie, consigliere. Allora gli atti devo replicare perché gli atti li avete sempre avuti, non c'è una volta in cui non avete avuto gli atti. Se fino ad oggi non sono state fatte firmare neanche i ritiri degli atti, da oggi poi imporrò agli uffici di far firmare anche i ritiri. Però quando vi sei dimenticata, io sto parlando di altro, perché la trasparenza, noi pubblichiamo tutto, chiedete gli atti, e ripeto, sono di media almeno 1,5 istanze al giorno, a volte chiedete 5.000 fotocopie e non contenti, in un'occasione 5.000 fotocopie le abbiamo fatte a Giacomo, 5.000 fotocopie le abbiamo fatte a Merlo, e lo stesso punto. Per cui abbiamo proceduto anche alla notifica di queste sentenze come ente comunale,
che prevedono, diciamo, in qualche modo il recupero di somme dalla ARIT SRL. E ahimè, insomma, sappiamo che sarà difficile, quantomeno difficile, recuperare queste somme sia dall'ARIT che dagli amministratori dell'epoca, però quantomeno, insomma, ci dobbiamo provare per legge, e nel momento in cui, insomma, ci proveremo sperando di riuscire a recuperare, ma laddove non recupereremo i tempi saranno maturi, avendo espletato tutte le procedure che andavano espletate, per decretare in qualche modo la fine questa società, ovviamente unicamente agli altri comuni, gli altri due comuni che sono anch'essi soci. Quindi diciamo, riteniamo di confermare la partecipazione a tutte e sei le società, ma con la precisazione che testé ho fatto in ordine all'ARIT SRL, che per ragioni di opportunità che ancora siamo costretti a tenerla in piedi sostanzialmente, mentre le altre sono assolutamente tutte per noi strategiche dal punto di vista culturale, dal punto di vista anche diciamo delle possibilità che altre danno, come ad esempio il flag e il gallo, cioè con partecipare a questa società significa in qualche modo avere la possibilità anche di attingere finanziamenti, già che il noto, come dissi in occasione dell'adesione a questa società che è avuta recentemente, diciamo che l'Europa ha dato questo indirizzo privato e pubblico che si mettono assieme per poter garantire, diciamo, dei risultati e un'ottima spesa di quelli che sono i fondi erogati. Quindi vi chiedo di approvare la delibera. Grazie, ci sono interventi. Prima il consigliere Giacco e poi ho chiesto il consigliere Gillo la parola. Volevo sapere, giustamente che ci sono sia sette partecipate, se tipo il GAL, STAR, FRAG, COST, TU COST, ad oggi abbiamo avuto dei benefici. Cioè oggi effettivamente conviene tenere ancora queste società, che benefici ha portato alla nostra comunità, e se le cose, il lato negativo di queste partecipate, qual è? Se c'è un debito, ne potrebbe gravare sul bilancio del nostro comune? Grazie. Prego, lo facciamo consigliere Lucido, prego. Allora, ha salvato quindi la partecipata a prodotto Lucano Spavis, che è una società in alzo, quindi ci spetta il diritto e altro, quando ho capito, non riusciamo a uscire quindi dalla partecipata ancora. Però sono, diciamo che sono d'accordo per l'orente sulla questione, sulle flambe costi costo, sul CalStat, sul CalStat, il consigliere Giacco, quali sono i progetti praticamente, che ormai sono quasi due anni che stiamo partecipando con queste due società, però ancora non abbiamo visto progetti. Soprattutto anche vorrei fare una precisazione sulla questione fondazione progetto di vista basilicata, visto che diamo una sede, parliamo di una legge, però io ancora non ho visto fare un evento per la cittadinanza di Scanzano da parte della Fondazione Cittadina. Però quello che mi preme più altro parlare è la cosiddetta Fondazione Cittadina Pace, perché mentre sulle altre partecipate non diamo nessun fondo, sulla Fondazione della Città della Pace diamo 5.000 euro l'anno, e quindi dal prossimo anno praticamente Fondazione Città della Pace ha coperto il anno e verranno il bilancio di consolidamento, quindi se ci sarà un cambio, quindi ne subiremo le conseguenze. Ma non è questo il discorso, perché 5.000 euro non sono tante. Il discorso è che mi sono fatto una ricerca per quanto riguarda Città della Pace e ho visto che ci sono le sedi legali a Scanzano, l'unica dove ci sta a Scanzano, non si sa dove è la sede legale della Città della Pace. Però mi sono fatto un giro per il sito di Città della Pace, no? Per vedere i progetti in cui svolge Città della Pace, tra cui aiuto ai rifugiati, video migrazione, cucina migranti, che io a Scanzano francamente non ho mai visto nessuna di queste attività a fare, visto che siamo anche tra i partecipanti, oltre alla regione Basilicata, comune di Sant'Arcangelo e altri. Però quello che mi premeva di più
ci sarà, parteciperemo al progetto scuola di Città della Pace. Allora mi sono preso la briga di chiamare la scuola e di dire: ma quali sono le attività praticamente che Città della Pace fa con l'istituto di Scarzanoglione? Praticamente non è nessuno. Allora sono andato sul sito della Città della Pace e c'è scritto questo: scuola. A partire dal 2012 la Fondazione della Città della Pace ha realizzato costantemente attività didattiche rivolte al mondo scolastico con il programma La Scuola della Pace, che coinvolge ogni anno migliaia di studenti. Scansava a quando si è capito, nel 2012 non coinvolge neanche uno studente. Dalle scuole primarie fino all'università, workshop, seminari, visite guidate, mostre, concorsi e così via. Poi ho visto la campagna scuola 2018-2019 di Città della Pace, no? Che si propone il lavoro fotografico narrativo Io Sono di Luisa Benazzi Moretti, che include 20 fotografie e un video di 10 minuti, mai visto. Allora, oltre, siccome siamo sempre partecipati, come ho detto, fammi vedere i consigli di amministrazione di queste Città della Pace quando si uniscono. E ho trovato, visto che sul sito c'è anche la questione trasparenza, il consiglio di amministrazione si è riunito 17 volte, due riunioni del 2009, tre riunioni nel 2010, una riunione nel 2015, tre riunioni nel 2012, quattro riunioni nel 2013 e quattro riunioni nel 2014. Quindi dal 2014 al 2018 c'è il consiglio di amministrazione, non si è più riunito. All'assemblea dei fondatori, 14 riunioni, due riunioni nel 2010, due riunioni nel 2011, tre riunioni nel 2012, quattro riunioni nel 2013 e quattro riunioni nel 2014. Quindi noi siamo fermi con la Città della Pace nel 2014. Collegio dei revisori, no? 25 riunioni, sempre rispetto al 2014, però in aggiornamento, quindi dal 2014 è aggiornamento. Allora, questo è quello che mi chiedo, no? Noi siamo fondatori, cioè noi siamo, partecipiamo a questa benedetta città Fondazione Città della Pace. Allora, come partecipiamo? O pretendiamo che alcune attività vengano fatte sul territorio del Comune di Scarzanoglione, almeno quello che si possono fare, visto che ancora non ci sono le strutture di Città della Pace. Oppure non ha senso partecipare a una fondazione del genere. Grazie. Prego. Allora, Gallo Start, Gallo e Flag, ci sono in itinere le pianificazioni di tutte le attività e la progettazione che saranno candidate al finanziamento. Ovviamente c'è stato un percorso dopo la Costituzione, che ha visto la nomina dei tecnici e quant'altro, insomma, che hanno dovuto redigere, diciamo, delle linee progettuali che prossimamente saranno candidate ovviamente a finanziamento. Di questi due organismi fanno parte, non ricordo con esattezza, ma all'incirca numerosissimi comuni, ma non ricordo con esattezza quanti, però numerosi comuni. È chiaro che si faranno delle progettazioni che potranno in qualche modo avere ricadute di carattere generale anche su più comuni contestualmente e contemporaneamente. Per esempio, scusa sindaco, annuncio sì, la consigliera Merlo quanto una laurea. Grazie consigliera. Prego sindaco, scusa. Dicevo che quindi siamo in fase di progettazione, soprattutto per il FLAG, per esempio, c'è la Costa ovviamente sta progettando, come siamo soliti fare anche su altre questioni, diciamo insieme, cerchiamo di progettare tutti insieme in modo tale da ottenere una ricaduta territoriale più che comunale, territoriale, diciamo, benefici territoriali dell'intero comprensorio pedagogico. Quindi, diciamo, si è voluta, oggi non comporta questa partecipazione, però abbiamo il tecnico anche, non comporta esborsi perché i bilanci sono praticamente zero, perché si è proprio nella fase ancora embrionale, quindi di costruzione, diciamo, di progettazione. Per cui ad oggi i bilanci non comportano alcun gravame, diciamo, sul bilancio. A questo
io ho provato a partecipare con forza, bisogna arrivare, come già detto, qual è la città musica Basilicata, mi dispiace Lorenzo, però delle iniziative, più di una iniziativa, sia nel periodo estivo sia nel periodo natalizio, sono fatte solitamente all'interno del Palazzo Paranatti, devo dire anche molto partecipate, quindi mi dispiace, forse non sono state molto bene pubblicizzate, ma non credo perché stanno girando. Però la cosa che mi fa piacere è che adesso questa iniziativa peraltro sta prendendo piede, la cosa perché è entrata anche il comune di Tursi, il comune di Sant'Arcangelo, il comune di Pesticci, cioè stanno aderendo molti altri comuni, però i soggetti fondatori siamo noi il comune di Montalbano, quelli che hanno costituito il 50%. Sta prendendo piede perché è un progetto che è stato strutturato, è divenuto una cosa seria, la sede è presso il comune di Scanzano Ionico, ma la fondazione è al 50% nostra, e questo è il senso, cioè non la possiamo trattare alla stregua delle altre, diciamo, o associazioni di persone. Questa è una fondazione che ha ottenuto regolarmente riconoscimento, cioè abbiamo fatto un salto di qualità e dal punto di vista culturale, già che la cultura aiuta molto la nostra comunità, insomma, a crescere, sebbene in questo caso musicale, però va bene, diciamo, tutto ciò che sono segni di cultura, di distrarre i ragazzi da altro, per me, insomma, è una cosa che va tenuta in conto. Per quanto riguarda la Fondazione Città della Pace, è una fondazione con partecipato da noi allo 0,10%, quindi una minus. È una fondazione grossa a livello mondiale. Noi l'abbiamo ereditata, tu ricorderai, anche perché hai citato effettivamente il Consiglio di Amministrazione, però ti posso garantire che il Consiglio di Amministrazione di media 2-3 almeno all'anno, da quando ci siamo noi, si tengono, poi non so, magari non le hanno messe sul sito, però sicuramente i consigli di amministrazione si tengono, anche perché i bilanci vengono regolarmente redatti, ci partecipo io, quindi non so se ti fidi, ma ti posso garantire che vengono fatti i consigli di amministrazione e la fondazione attiva. Sta facendo iniziative più su altri comuni, perché è la regione Basilicata il socio, diciamo, importante, per cui sta facendo iniziative nei 131 comuni. Qua è chiaro che se fa un'iniziativa scolastica in due comuni della Basilicata dice che fa iniziative scolastiche, ma non è detto che li faccia a Scanzano. Diverso è l'aspetto logistico, dove già all'epoca dice è partita Sant'Arcangelo e noi ancora non siamo partiti, però recentemente c'è stato un ulteriore finanziamento ministeriale nel caso di specie e abbiamo dovuto anche accelerare i tempi dal punto di vista progettuale, perché è peccato tenere quel casacchione lì fermo, quella struttura, quindi va completata. Nel frattempo è stata completata e prossima all'ultimazione anche la cosiddetta casa di Cucinella, che mi garantiscono tecnici, io non sono né un architetto né un ingegnere, sono ignorante davvero in materia, però mi garantiscono che sarà motivo di attrazione turistica addirittura per la tipologia di costruzione, perché l'architetto, insomma, è un architetto di fama mondiale, quindi mi dicono fino anche questo. Nel frattempo partirà un mini progetto. Anche stanno, diciamo, come si chiama oggi? Vabbè, non è. Non lo so, cioè, però diciamo l'attività, la fondazione la fa, è un qualcosa che noi abbiamo ereditato e non abbiamo, anche su tanti altri fronti, inteso recidere, diciamo, ciò che era stato avviato, perché riteniamo che per poter crescere una comunità non perde tempo, bisogna portare avanti anche ciò che è valido, ovviamente ciò che si ritiene valido, anche ciò che è stato ereditato. Quindi non abbiamo fatto, non abbiamo falciato, diciamo, tutto ciò che era stato iniziato prima, ma abbiamo inteso comunque portarlo avanti anche in un certo modo, cambiando, e questo lo ricorderà perché è stato già oggetto di interrogazione e di risposta, cambiando un attimino anche l'approccio nei confronti di come era nata, cioè non più accoglienza fine a se stessa, ma un discorso di assistenza prevalentemente a immigrati regolari e diciamo che hanno bisogno comunque di essere assistiti, fra virgolette, dal punto di vista sanitario, dal punto di vista sindacale soprattutto, perché questo discorso ha avuto un impulso per la lotta al caporalato, perché di questo si tratta, cioè proprio per la lotta al caporalato, per combattere il caporalato, molti immigrati che arrivano in Italia pur regolari non sanno dove rivolgersi per avere, per esempio, assistenza sindacale, per capire quali sono i loro diritti. Ergo vengono sfruttati, e nel momento in cui vengono sfruttati, vanno sui campi a 5 euro, a 10 euro, ce ne abbiamo di esempi di questo genere, penalizzano anche gli italiani, perché l'italiano a 5 euro, a 10 euro non ci vogliono andare sui campi, giustamente,
Quindi dando assistenza anche sindacale all'immigrato regolare che non viene più sfruttato, automaticamente dovrebbero giovarsene anche i nostri braccianti agricoli, perché se quelli vanno a 35, a 40 euro, a quello che prevede la paga sindacale, è chiaro che potranno avere un'opportunità in più. No, lo nascondiamo, che questo è il ragionamento che dobbiamo fare, anche i nostri, anche gli italiani. Tutto qua. Quindi abbiamo cambiato, diciamo, l'età, però il progetto, la parte significativa del progetto Città della Pace, per la Fondazione, è sul comune di Scanza Maiore. Questo è il fondo. Termineremo i lavori, credo, entro la fine di quest'anno, sono tutti fanno riunioni, credo entro il 2020 che sia prevista la fine dei lavori. Per la Città della Pace. Per la Città della Pace. Sì. E in più vuole aggiungere. Per quanto riguarda lo stato d'arte e le opere, tra le varie opere che abbiamo appaltato anche il completamento funzionale di una parte della Città della Pace, di cui è stato sottoscritto il contratto con il segretario tra l'impresa e il comune di Scanzano, credo un mesetto fa, un'impresa Nilo, che deve realizzare quindi lavori per importo di 1.200.000 per il completamento funzionale di una parte della Città della Pace, completamente funzionale quindi come detto, tutta l'opera completa di impianti e servizi vari, che in pratica la prefettura di Potenza ci concursava per completare nel più breve tempo possibile, più volte. Ma anche la regione. Grazie. Il finanziamento di cui parlavo il sindaco è quello successivo per il completamento totale dell'opera, per poi avviare tutti quei progetti legati alla Città della Pace, oltre a quelli per la lotta. Grazie. Tre contrari? Sì, De Pascalis? Sì.
Giacco, astenuto. Per immediata presentabilità, favorevoli 7, contrari 3, De Pascali, Lusillo e Giacco. Sì, punto all'ordine del giorno approvato. Sono le 19:16 minuti, dichiaro chiusi i lavori del Consiglio Comunale. Grazie e buonasera. E auguri di buon anno.